questo nostro incontro ha una genesi faticosa, un arduo lungo, perché il mandato suo è stato un mandato di Catarina, perché mi ha determinato tutto l'orientamento che potevo dare, ha limitato la mia creatività, ha ridotto le mie parole, ma buon per voi, perché io sono spodolone, non sono sintetico, ecco, sono molto analitico, mettiamo. E avevo fatto una sorta di conferenza nella durata di 4 ore e mezza. E lei mi ha detto no, è troppo. Allora sono arrivato a 3 ore. E naturalmente, ancora una volta, Laura mi dice no, un po' troppo. Allora, io ho preparato queste slide. Lei mi cronometrerà e quindi partiamo con queste slide, stupendomi con questi effetti speciali. E vai. Quindi si parla di gnosticismo e pelagianesimo, neo-gnosticismo e neo-pelagianesimo per l'esattezza, come Don ci ha detto il Papa molto spesso, ancora prima che diventasse pontefice, aveva individuato in queste due eresie ciò che la modernità, ciò che la contemporaneità meglio, sta incrociando. L'incrocio naturalmente non per quanto riguarda quegli aspetti da cui sono partiti, quindi la grazia, quindi tutto ciò che è portato teologico e filosofico del terzo e quarto secolo avevano, ma con i movimenti odierni. Vai, rappresentando naturalmente dei grossi problemi per la cristianità. Pelagio era l'architetto di questa eresia, che è nato più o meno contemporaneo a Sant'Agostino, e questa teoria, questo approccio teologico di Pelagio è per lo più noto perché lo utilizza, ne parla meglio Agostino, specialmente per quanto riguarda la natura del peccato originale, la sua trasmissione ai singoli uomini, la capacità dell'uomo di distinguere e attuare il bene e il male, e il ruolo del battesimo, e quindi il reale bisogno e la necessità della grazia, della misericordia, della redenzione. Quindi il pelagianesimo individua in questi concetti la sua forza, escludendo naturalmente tutto ciò che è grazia. Vai. Lo gnosticismo, qui incontriamo questa ricchezza di eresia, perché è veramente multiforme. Alcuni teologi lo fanno risalire addirittura a epoche precristiane, addirittura nella Mesopotamia, però lo si fa risalire generalmente tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, e viene sviluppato in parecchie città dell'impero. Alessandria la prima, quella da cui è partito il movimento vero e proprio, Roma, Antiochia e altre città. Rinasce con la forma manichea, il manicheismo, e arriva ancora a sviluppare in modo significativo la propria eresia nel Medioevo, il catarismo. Addirittura qualcuno sostiene che anche nel francescanesimo ci sia una punta, una larva di gnosticismo, però è meglio lasciare le cose come sono. Si oppone naturalmente alla fede come abbandono fiducioso alla volontà divina. La gnosi, evidenziato, si intende dottrina della salvezza tramite la conoscenza totale assoluta dell'assoluto, quindi a prescindere dalla gratuità, a prescindere dalla grazia. Vai. Che cosa rimane oggi di queste forme ereticali o eresiali, che dir si voglia? L'efficientismo è uno dei maggiori peccati della nostra epoca, individuato più volte dal Papa e sottolineato più volte.
Infatti Papa dice che l'agenesimo ci porta ad avere fiducia maggiormente nelle strutture, organizzazioni, pianificazioni perfette, perché astratte. Ed è la tentazione della Chiesa di diventare un organismo non governativo, quindi una forza di volontariato, di associazione più o meno sviluppata. Quindi il diagenesimo spesso, che è sempre il Papa, le parole del Papa, ci porta ad assumere uno stile di controllo, di purezza, di normatività. La norma dà la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. Prego. L'approccio di fatto dualistico tra spirito e materia apre a forme, tra virgolette potremmo dirlo tra di noi, maniacali quasi, apre lo spiritualistico al misticheggiante, al miracolistico, al santuarismo, all'intimistico. Il cristianesimo diventa una corrente di pensiero, una cultura, non più una persona da incontrare. In fondo il cristianesimo è davvero una persona da incontrare, Gesù Cristo. Poi si scade o si accentua l'individualismo, o meglio che l'agianesimo, lo gnosticismo, concede molto all'individualismo, ridimensionando, quando non negando, la carne di Cristo e la salvezza che da essa sola proviene. I rischi, che non sono soltanto rischi, quindi qualche cosa che potrebbe accadere, ma sono già in parte delle realtà. Lo gnosticismo oggi si presenta sotto varie forme, una accentuata soggettività, quindi un ultimismo esasperato, la relatività, quindi il relativismo, la riduzione del mistero, e per l'agianesimo oggi, col volontarismo, una chiesa che fa, che agisce, che opera in tantissimi settori, perdendo poi anche la provenienza, la sostanza del suo essere e agire, le azioni, le opere, la riduzione e l'esclusione della grazia di Dio. Domande nell'ascolto. Ecco, mi sono soffermato su alcune questioni che adesso andremo a vedere. Ripensare il nostro essere cristiani ed esserlo all'interno della chiamata a cui il Signore ha voluto orientarci, cioè donne e uomini che si interrogano e con onestà continuamente si mettono in questione nell'ascolto della parola del Signore. C'è una pessima abitudine da parte dei cristiani ed è quella di affermare la loro fede senza però mettere in questione minimamente le radici della fede stessa. Abbiamo sempre fatto così. Ciò presuppone una disposizione preventiva, aperta, fiduciosa, generosa, non ho trovato altri aggettivi, certamente esitante. La nostra fede io credo debba essere anche esitante, nel senso che dovremmo esitare davanti al mistero, dovremmo esitare davanti a quelle certezze di cui noi andiamo a disporre confermando la nostra fede. E certamente indubbiamente timorosa. Quindi accettare anche di lasciarci sorprendere. Quante volte noi ormai non diamo per novità il fatto cristiano, lo diamo per scontato più delle volte. Accettare anche di lasciarci scombussolare la vita, cambiare, perché no, anche cambiare, è possibile anche cambiare. Accettare di rivedere quello che pensiamo, quello che riteniamo, sostenuti dalla preghiera e nel confronto, ciascuno cercherà di vedere la propria vita e del proprio servizio, di giudicare alla luce della parola, per poi decidere e agire. Dunque, ricerca. Dovrebbe essere una parola che veicola la nostra vita, la ricerca. Quanti di noi si mettono come ricerca? Siamo tutti più o meno soddisfatti di noi stessi, delle nostre cose, dei nostri affetti, della nostra chiesa, della nostra fede. Ecco, ricerca, ricercando elementi di confronto e di confronto e chiarezza, rinnovare il senso del cammino come coppia, anche qui diamo per scontato che ci sia in lui e in lei, cercare ogni occasione per rialzare, a rivedere,
i fondamentali e curare i particolari della nostra vita. Quanto ci serve la comunità in questo? È una domanda aperta, non ha pretesa di essere la domanda che va a trovare subito immediatamente una risposta. È una domanda per me fondamentale. Quanto mi aiuta la comunità a vivere la mia fede pienamente, a dare ciccia, sostanza? Dio è nei dettagli, mi è piaciuto questa cosa, è stata utilizzata da alcuni autori, dall'architetto, dal letterato e anche da scrittori. Dio è nei dettagli, ecco, ogni particolare della nostra vita, anche la cosa banale e ordinaria, può essere riempita dallo Spirito Santo. Oppure al contrario può tradire le esigenze più profonde, spesso anche quelle meno nobili. È una sorta di out-out che dovremmo porre anche nella nostra vita per queste questioni nostre. Ma eppure la coperta di Linus, il cristianesimo, io penso, non può essere considerato come il mantello che copre la vita normale, che rassicura e protegge, ma io credo che debba essere vita vissuta sotto il governo dello Spirito e in cui ogni istante, in ogni momento, in tutte le situazioni, occorre saper contemplare e discernere. Qui ho messo la foto di Dominani perché mi è particolarmente cara come figura, come prete, come cristiano, a cui devo molto perché mi sono avvicinato alla fede proprio grazie a lui e quindi gli devo molto perché mi ha fatto conoscere una parte di chiesa che ho sempre detestato, che ho sempre aborrito, che ho sempre, se vedi un punto nero all'orizzonte, spaventista, un prete o un fascista, ai miei tempi si diceva così. Per cui non mi è mai piaciuta la chiesa come mi era stata presentata. Pensato da allora in avanti che la Chiesa che accoglie il Vangelo di Dio è aperta all'et-et e non all'out-out, cosa che molto spesso ancora oggi alcune parti della Chiesa vedo nei social che frequento, che invece cerca di parlare contro il Papa, parla contro questo, parla contro quell'altro. Prego? E non all'out-out. Quindi e out-out oppure. Io sono a favore della costruzione, della continuità, dell'accoglienza e non dello scarto. E c'era questa bellissima frase di Dominani che quando era un giovane, ormai accecato dalla parola illuminante e dominante, l'ho scritto sulla parete della mia camera. Peccatori come gli altri passi, ma ciechi come gli altri no. Noi i veggenti o il nulla. E scoprendo sempre di più questa cosa, e poi c'è il proseguo di questa frase, che dice: se no va meglio l'umido disperato brancolare. E poi ho scoperto che il motivo per cui questo prete aveva detto questa cosa era un motivo particolare, ma io l'ho rielaborato e gli ho detto, ma perché no? Potrebbe anche starci. Se noi cristiani non siamo capaci di vedere oltre, di andare oltre e cercare di capire oltre, qual è la differenza con gli altri? Se noi non siamo capaci di seguire un pochino lo sguardo profetico, di essere come i profeti, di essere come il Signore vuole che siamo in sostanza, cosa ci distingue da tutti gli altri? Siamo cristiani perché diamo messa? Perché riceviamo i sacramenti? Sono domande aperte naturalmente. Io ho già dato la mia risposta, ma è una risposta partigiana. Se no, va meglio l'umile disperato, brancolare dei laici. Prego. Ecco, semplicemente in amicizia propongo alcuni punti di vista.
insista sulla fedeltà di Dio, che ha preso naturalmente l'iniziativa, che ha suscitato la chiamata nel cuore dell'uomo e che è capace di rimanere fedele per sempre, a differenza dell'uomo. Prego, vai. All'origine del servizio, che è legato alla sequela di Gesù, c'è questa vocazione chiamata ed è una scelta gratuita, assoluta di Dio. E non dipende naturalmente da noi. Questo lo sappiamo, ce l'hanno detto, ce l'hanno insegnato, forse ancora non riusciamo a capire sin dove ci porta questa cosa. La chiamata quindi è un atto d'amore, come ci ricorda anche l'incontro che Gesù ha con quel giovane ricco. Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: vi ricordate la scena, no? Ecco, questo se ne va via perché Gesù gli aveva fatto una proposta per le sue orecchie troppo scena, no? E quindi se ne va. Però è bellissima questa frase perché Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse. Prego. La proposta che Gesù fa a quella persona è questa conseguenza di uno sguardo, la conseguenza di questo desiderio di un atto d'amore particolare. Quando io desidero il bene di qualcuno, mi spiace che questo qualcuno sia lontano. E allora si spiega la proposta sconvolgente, quella che a me interessa, che è l'amore che fa scaturire la richiesta di seguire Gesù. Non è atto, non è catechismo, non è la dottrina, è sacramento, non è fatto da andare in chiesa, è qualcosa di più e oltre che precede. Prego. Siamo sul Sinai, la promessa di questa alleanza è formulata col vocabolario della consacrazione e comporta una presa di possesso. Il termine ebraico, proprietà, indica la cosa in assoluto più preziosa, ciò che sta a cuore in maniera unica. Qui cito il Talmud perché c'è una simpatica storiella, chiamiamola così, che narra il santo unito il suo nome a Israele. A questo proposito si può istituire un paragone con un re che aveva la chiave di un piccolo forziere e diceva al re: se la lascio, così si perderà. Le farò una catena, così che se si perde, la catena indicherà dove si trova. Similmente parlava il santo: se lascio i figli di Israele così come sono, saranno inghiottiti fra le nazioni pagane. Attaccherò dunque ad essi il mio grande nome e vivranno. Perché ti ho consacrato? La signoria di Dio universale però vuole un popolo che sia suo, vuole cioè una speciale e amata proprietario. È un'appartenenza unica, un'appartenenza che si lega prima ancora che col comando, con l'amore. Noi siamo proprietà speciale di Dio. L'appartenenza a Dio risalta di più dove si tratta di chiamata personale. Prego. Andiamo, è il fondamentale, conoscere nel linguaggio biblico ogni cosa che avviene, si rivela, accade in un'occasione di vita. Noi, pronipoti della cultura ellenistica, conoscere per noi è questione di intelligenza, è questione di lettura, quanti libri hai, che biblioteca possiedi. Dio è vivente e si manifesta per comunicarci una partecipazione alla sua vita che il popolo ebraico conosce attraverso l'esperienza. Fa esperienza di Dio. Prego. La Bibbia descrive la conoscenza e per esprimere la pienezza la identifica con l'atto coniugale. Dio conosce come uno sposo e noi dobbiamo conoscerlo come una sposa che è totalmente posseduta dallo sposo. Si capisce allora che il culmine della conoscenza è l'intimità,
dove tutto è comune e dove la prevalenza è quella amorosa, è l'amore. Dire il Signore mi ha scelto prima che io fossi formato nel grembo materno significa che c'è un piano, una volontà precisa che mi precede e che perfino mi costituisce. Per cui io non esiterei se non ci fosse questa, se non ci fosse questa volontà precedente. È la volontà di Dio che mi fa essere. Ciò non dipende da qualcosa che venga da me, da qualche mio merito. Questo è il peccato che possiamo commettere, questo è il peccato commesso da Israele. E questi, questo in modo particolare, sono l'essenza dei due sottili nemici della santità a cui fa riferimento al Papa. Prego. Io sono perché Dio mi ha scelto. Anche Geremia, come ciascuno di noi, poteva benissimo chiedersi perché io e non un altro. Ciascuno di noi se l'ha mai posta questa domanda. Perché io e non un altro? Ma anche in relazione a mia moglie, perché io e non un altro? Perché lei e non un altro? Forse io ho trovato la scoperta dell'acqua calda, diventa luce, forse perché l'unica risposta è che Dio lo ha voluto dall'eternità, a gratis, come dico le ragazze. Non c'è nessun'altra motivazione. Dio vede in essere un'idoneità particolare, è lui che li fa essere idonei. È lui che ci abilita, il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete più piccoli di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Prego. È la costante dell'iniziativa, della politica di Dio che perpetua. Da quando esiste l'uomo, per cui con questa politica. È la costante della politica divina nel fare la storia della salvezza, per cui Dio elegge i più piccoli, i più poveri, i meno adatti, dal punto di vista del giudizio umano, delle valutazioni mondane, non chiede quanti soldi abbiamo, quali poteri abbiamo, quanto abbiamo studiato, che cosa sei e cosa non sei. No, assolutamente. E qui ho messo una cosa simpatica perché gira su internet, Abramo era bugiardo, Sara era impaziente, Giacobbe era incoglione, Giona era disobbediente, Davide era adultero, Zaccheo era basso, Tommaso era dubbioso, Simo Lazzaro che era morto. Sicuramente Dio può usare anche loro. Prego. E questo è un altro punto di criticità all'interno della Chiesa, la troppa autoreferenzialità. La Chiesa parla troppo di sé. Una definizione di autoreferenzialità è la seguente: un organismo che fa riferimento esclusivamente a se stesso, trascurando o perdendo ogni rapporto con la realtà esterna e la complessità dei problemi che la caratterizzano. Forse questa autoreferenzialità, che c'è ancora all'interno della Chiesa, era più presente sino a qualche tempo fa, quando ormai le chiese si sono svuotate, anche la Chiesa si è interrogata su come fare, perché fa così, perché la Chiesa così e come va così. Però, tant'è, casa mia si dice quando le barche scappano si chiude la statua. Il rischio del fallimento della missione della Chiesa è quello di credere di essere qualcosa, adombrando o riducendo a poca cosa quel qualcuno che è ragione della sua stessa essenza, della sua stessa sostanza. E allora ha ragione Papa a identificare il grande rischio per la Chiesa che consiste nell'essere quasi una specie di ONG, un organismo non governativo. Anche Israele, naturalmente, era stato consacrato, santificato, scelto da Dio e messo da parte. Messo da parte proprio perché è proprietà speciale. Israele però dimentica presto questa concezione dell'assoluta gratuità della scelta che Dio ha fatto e legge questa scelta come privilegio, pensando di essere superiore a tutti gli altri popoli. Sappiamo però come sono andate le storie, la storia di Israele, la storia della salvezza.
un continuo essere ripreso, è un continuo essere profetato, è un continuo essere sollecitato da parte di Dio attraverso la vita intermediaria. Sappiamo come sono andate le cose. Eppure tuttavia, noi non siamo superiori agli altri, proprio perché, amati in modo particolare da Dio, siamo servi, servi degli altri. Vi ricordo i Corinzi, quando si dice né di pianta né di lirica vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. In fondo Dio non ha bisogno del nostro servizio, non ha bisogno di servi. Anche se c'è una sorta di teologia particolare di Israele che si chiama Zizu, e questo Dio si fa da parte per fare in modo che Dio e l'uomo si possa muovere con più agilità. Dio non ha bisogno di nessun servo e di nessun servizio, ci chiede di servirlo per potersi rivelare, per potersi far conoscere, per fare in modo che altri possano assaporare la sua amicizia e la gioia di una vita vera, di una vita piena. E ritorno ancora a Geremia, quando si dice: prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Nelle note c'erano i riferimenti, non so se si vedono lì, c'erano i riferimenti anche biblici. Ecco, consacrato vuol dire santificato. E anche qui l'iniziativa di Dio che separa una persona dalla massa, cioè Dio ci vuole per sé, siamo un corpo suo speciale, in vista di un valore positivo che è lui stesso. È Dio che crea questo popolo, non siamo noi. Il popolo di Dio non è un popolo confuso tra gli altri, ma è il popolo che è tirato fuori, che è estratto, distinto dagli altri e inviato in missione per altri popoli. In fondo è questa anche in parte, se vogliamo proprio dirla tutta, una fierezza di Israele, del popolo di Israele. Si sente un po' superiore, se la tira un po' di avvenire. Ma eppure, per essere missionario di Dio, testimone del Dio vero, a differenza di altri popoli, Israele non esisteva come entità unica, l'ha creato Dio, dandogli un'identità, liberandolo dall'universo del faraone, dove almeno questa gente aveva un nome, aveva un suo perché, una sua ragione. Il popolo di Dio è quel popolo che Dio ha costituito per sé. Non è il popolo che parla di Dio, non è quel popolo che conosce Dio, è quel popolo che Dio si è fatto e che prima non c'era. È la sua creazione. Ecco, forse anche a noi sfugge questa cosa. Bene. L'idoneità richiesta diventa sempre di più di carattere morale. Nel Levitico si richiede: vi sarete santi perché io, il Signore, sono santo e vi ho separati dagli altri popoli perché voi foste miei. E anche Pietro, che ringrazio, dice: sarete santi perché io sono santo, siate santi perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Ripresentando l'affermazione di lui. E ritenere che noi, come Chiesa, dobbiamo confonderci con il mondo, credo che sia al contrario di ciò che dovrebbe essere. Dobbiamo distinguerci, non confonderci. Avendoti scelto liberamente, gratuitamente ti ho santificato, dice il Signore. Cioè ti ho
imperfetto. E questo è Pietro che lo dice. Quindi sono stato ampiamente dentro i termini, non mi sono Non mi sono fatto un miracolo.